Ciao ragazzi, oggi è domenica mattina e vi voglio raccontare moda, tendenza e creatività. Come posso raccontarvelo al meglio? Quindi adesso condividerò con voi il mio canale YouTube dove ho tantissime playlist e andrò a spiegarle un pochino. Ok, siete pronti? Andiamo. Eccoci qua. Allora, partendo dall'inizio, abbiamo questa fotografia di Francesco Gallori a Tenerife che ha fatto questo calendario e per il momento la lascerò ancora perché il concorso Hombres e Mujer di Tenerife ancora è valido, è in corso e per aprile dovremo fare una vacanza a Tenerife a farci le foto e pubblicare questo calendario con gli amici su Amazon. Per gli appassionati del benestare fisico e spirituale, seguitemi sulle pagine Hombres e Mujer di Tenerife. Allora, proseguendo. Scendiamo in basso e andiamo a vedere le varie playlist. Eccola qua, la prima è Francesco Gallori Life, dove con le varie esperienze vado a creare delle interviste. Molto bella questa di Raffaele. Lui crea delle pulsiere gratuite per le donne in questo paese di Tenerife, dove ha pitturato tutta la parte del porto, ma molto molto bello. Vi consiglio di visionarlo. Andate nel mio canale Gallori e Raffaele è veramente una chicca fantastica e ha fatto veramente già dei numeri su TikTok incredibilmente. Poi non riesco ancora a capire perché metti un contenuto in un posto e da un altro posto che non ti aspettavi ha molta più visualizzazioni dell'altro. Sicuramente è l'algoritmo che ti fa andare avanti e indietro. Poi, vabbè, poi ho raccontato l'avventura della fibra qui in casa per realizzare queste dirette. Per poi arrivare alla fashion, e qui entro in una fase molto filosofica, un po' ironica. Per chi vuole seguirlo, può seguire queste dirette tra D'Amico che con Hombres di Tenerife ci stiamo allenando insieme. Lui è il mio maestro, io faccio sempre gli over 70 e per tutti quei amici e non conoscenti della mia età che la vita è finita e invece no. Poi abbiamo anche la vela. La vela è uno sport, io lo ritengo di meditazione perché ti dà grandi opportunità di spaziare. Poi, frequentando il lago di Castel Gandolfo, quando si va dalla parte dove non c'è strutture, sembra da stare veramente in Guatemala. Molto bello, l'estate è bellissima e adesso mi sto preparando per fare anche qualche regata d'inverno con la muta e tutte le gli accessori che servono. Allora andiamo più in basso e corso di Einstein Online. Allora c'è un po' di rivoluzione in questo momento. Ho aperto questa accademia con Patrizia Montechiari a Villa Bonelli alla Maiana, dove andremo a realizzare dei corsi in vivo. E ne abbiamo uno l'8 di gennaio 2024. Per chi fosse interessato,
ci contatti, la pubblicità è tantissima, ma poi in questa playlist ci sono vari video che spiego qualche cosa sulle stesce, come fare, eccetera. Qui al 13-27 febbraio abbiamo avuto un corso basico con quattro fanciulle che è stato veramente molto produttivo per loro, come servizio integrativo di diventare un centro Extension Point nella sua zona. Allora, poi il cantastorie, favole per parrucchieri. Adesso, in questo momento ci sono due personaggi: c'è il gatto Chuck, che è bellissimo, che a me piace tantissimo, un po' romano, che non gli va da fa niente, e è veramente quasi un giamburrasca, che riprende. Giamburrasca di Tenerife, il pupazzo animato che un po' di anni fa ho fatto e adesso con le nuove tecnologie mi permettono di averlo migliorato. E qui sarà una bellissima storia, vediamo un po' di tutto abbinato al Cantastorie. Il Cantastorie è un libro per parrucchieri motivazionali, per delle volte nell'ambito della parrucchieria si parla tanto tecnicamente, ma non tutte le clienti possono essere uguali, e delle volte una favola può rapire un bel sorriso e avere l'atmosfera giusta per operare. Quindi il Cantastorie, favole per parrucchieri, lo potete trovare su Amazon. Adesso sto nella stesura del nuovo Cantastorie, favole per naviganti, avendo questa passione di vela, ci sono veramente tante tante belle storie da raccontare e, perché no, a cartoni animali. Ok, allora andiamo avanti. Abbiamo una playlist con centinaia di video, questi famosi 7 anni a Tenerife. E è iniziato così per caso. Ci fu una televisione che creò un documentario che è intitolato Tenerife, l'isola dell'eterna primavera. E io ero appena arrivato sull'isola, ero talmente gasato di aver cambiato vita e niente, questo video ci ha avuto un grande successo e lì è tutto raccontato nei video di quello che è successo, che 100.000 italiani nel 2013 sono emigrati in Tenerife perché sembrava che Tenerife era la panacea di tutti i problemi. Però è stata veramente una bellissima esperienza che adesso sto andando a rifare con Hombres y Mujeres di Tenerife, frequentare un po' più spesso Tenerife, anche perché ho due figlie e cinque nipoti che vorrei godermi un pochino. Va bene, proseguendo andiamo ai colleghi. Allora, dato che tanti colleghi sono veramente un portento, sono bravissimi, sanno fare veramente tante cose, però delle volte la comunicazione siamo un po' carenti e quindi mi piace aiutare quei parrucchieri che hanno qualcosa da raccontare e quindi Duilio Torres è una delle persone che siamo amici da tanti anni, però è anche vero che abbiamo fatto un pochino, un pezzettino di storia. E ho avuto l'opportunità di intervistarlo nella sua ascesa e qui ci stiamo raccontando, ma non, ancora non abbiamo finito, perché ci sono veramente tante tante altre novità che a breve faremo un'altra bella intervista con Duilio e la sua evoluzione. Allora, e poi abbiamo a Gianfranco Michele, grandissimo amico. Voi immaginate che i miei figli
quando hanno fatto i corsi d'olio, hanno fatto da Gianfranco. Gianfranco utilizza una tecnica scientifica per il taglio dei capelli e nei video che abbiamo realizzato ci sono veramente dei bei tutorial interessanti con la tecnica anche del blade, questa forbice che crea delle curve molto strette, se vogliamo, e che con la forbice non possiamo realizzare. Vi consiglio di visionarlo. Specialmente questo, il metodo Blade, dove Gianfranco spiega e va. Poi, se ci sono altri molto interessanti di vari tagli che sono stati fatti, vi consiglio, se sei un parrucchiere, di seguire questa cosa qua. Allora, poi scendiamo. Abbiamo emozioni eye extension. Un format di approfondimento. Ho realizzato questo libro come migliorare l'autostima partendo dai capelli e quindi adesso sto preparando la nuova copertina per dicembre e per tutte quelle persone che delle volte sono confuse e non sanno come fare. Nel libro ti aiuta a come fare, però raccontandoti la storia di come funzionano certe emozioni sui capelli. Bene, quindi potete seguire qualche tutorial, eccoli qua, poi io Babbo Natale, eccetera. Qui ancora stavamo all'inizio di questa avventura in diretta di moda, tendenza, creatività e adesso stiamo nell'onda della storia. Poi scendendo ancora più in basso potrete trovare altri due canali, sono dei canali quando ho iniziato internet, dove ci sono qualche video sempre su specifici sull'allungamento di pelle. Adesso mi sono concentrato su Francesco Gallori che sta andando molto bene e quindi il palinsesto delle dirette lo sto preparando per dare ogni cosa alla sua nicchia. Non per tutti, c'è chi gli piacciono i cartoni animati, chi gli piace la tecnica, perché è proprio questo quello che mi piace adesso. Spaziare, potrei anche concentrarmi solamente sull'allungamento dei capelli, però personalmente poi mi annoierei e non avrei quell'entusiasmo di trasmetterlo ai giovani. E adesso ne stanno entrando parecchi giovani. Come percorso educativo, ma ne parleremo nelle puntate specifiche. Poi, scendendo, arriviamo a questi shot. I shot, io personalmente i shot ancora non l'avevo capito. Adesso qualche cosa cammina anche bene, perché poi non si può spiegare, come dicevo prima, tu metti un video da una parte dove sei entusiasta che funzioni, ma non funziona per niente, poi lo metti per esempio su TikTok e te fa migliaia di visualizzazioni e interazioni con le persone. Questo sicuramente è sempre l'algoritmo che fa le cose. Allora, nel short racconto io modello e racconto tutto l'abbigliamento che indosso, lo potete trovare in vendita su Amazon nella mia pagina personalizzata Calori Francesco e degli abiti che io utilizzo nella mia vita quotidiana. E qui abbiamo Gaia, questo disegno era un disegno che stava nel negozio di Tenerife e è stato riportato sull'abbigliamento e rappresenta Gaia, che è la madre terra, e appoggiandoci sulla filosofia di Jean Develop. Andatevelo a cercare, così potrete visionare che
tipo di valore ho potuto dare a questo disegno, che sono veramente molto affezionato. Quindi è in vendita, per chi fosse interessato, mi contatti e gli farò vedere le varie fotografie della maglietta, della felpa o dei giubbotti di Gaia. Ok, allora poi ricapitolando le varie playlist, abbiamo Gianfranco Miceli, Emozioni a Estescio, Corso Online, Francesco Gallori Life e 7 anni a Tenerife. Quindi è molto molto interessante, un canale dove si parla di tante cose per i gusti personali di tutti quanti. Bene, allora abbiamo fatto 16 minuti, è tutto ok, e quindi per questa domenica mattina vi saluto e ci vediamo alle prossime puntate. Ciao e grazie della